Lunedì 16 febbraio alle ore 12, presso l'ufficio del sindaco di Caltagirone, si è svolta la conferenza di presentazione del distretto agroalimentare del Calatino, nato in occasione di Expo 2015, con l'obiettivo di promuovere il sistema agroalimentare, artigianale ed agrituristico del Calatino Sud Simeto. Sono intervenuti il sindaco di Caltagirone Nicola Bonanno, Paolo Ragusa, presidente del SOL Calatino, Giuseppe Biazzo, presidente del neonato distretto. Vediamo il servizio. Questo è un momento importante perché dobbiamo riunire le forze, cercare di concentrare e dare una spinta ai nostri produttori, perché davvero possiamo, realizzare qualcosa di importante sul territorio. Lo possiamo fare anche utilizzando, ove possibile, Expo 2015, per cui questa unione di, enti pubblici con, le attività private, con gli imprenditori, deve servire da supporto per tutti, da creare questo contenitore tale che possa davvero creare la spinta per il nostro territorio. Ne abbiamo bisogno, è un momento importante, è un momento di crisi. L'agricoltura in particolare ha la necessità di essere sostenuta, sappiamo benissimo che altri settori sono entrati in crisi, l'agricoltura è uno dei pochi settori in Europa che tiene le quote di mercato. Allora è obbligo di ogni amministrazione impegnarsi al massimo, assieme alle altre amministrazioni locali e anche nazionali, nel mantenere fede a quelle che sono i doveri che ha un'amministrazione, cioè quello di sostenere le proprie aziende, sostenere la propria economia, e la Sicilia, fortunatamente, la nostra zona, esprime delle qualità superiori rispetto a quelle di altri paesi del bacino mediterraneo. Abbiamo controlli di qualità sulle nostre aziende, abbiamo prodotti di qualità. È il momento opportuno per poter unire queste forze e spingere l'economia in direzione dell'agricoltura, un settore che non è mai morto, è stato mortificato più che altro. Soprattutto con l'IMU sui terreni agricoli alla quale noi faremo ricorso, ma abbiamo la necessità, l'obbligo, l'impegno di dover sostenere i nostri produttori. Sostenere le nostre imprese significa salvare il nostro territorio. Il consorzio Sol Calatino si conferma agenzia di promozione e sviluppo del territorio e agevola la costituzione del distretto agroalimentare del Calatino. Per noi è importante perché questo strumento parte con l'Expo Milano 2015, ma stabilmente andrà a promuovere il paniere dei prodotti del Calatino, le eccellenze di questo territorio, le eccellenze in campo agricolo ma anche artigianale. Ancora una volta, diciamo, noi che siamo già protagonisti dell'economia dell'accoglienza, che tiene in piedi l'economia del territorio, diciamo, ci candidiamo ad essere anche il motore dello sviluppo e della ripresa dell'economia produttiva di questo comprensorio, a partire dall'agricoltura e dell'artigianato, senza dimenticare il turismo. Il distretto agroalimentare del Calatino non inventa nulla di nuovo, ma fa qualcosa di necessario per il nostro territorio e per i suoi prodotti. È necessario perché appunto manca oggi uno strumento stabile di promozione territoriale, di promozione del paniere di eccellenza dei prodotti agroalimentari. Immaginiamo l'uva da tavola di Mazzarrone, che è molto conosciuta sui mercati, il fico d'India di Sancono, ma abbiamo tante altre eccellenze, quale l'olio, il vino, quali i prodotti caseari che vanno valorizzati. E noi oggi lo vogliamo fare partendo e sfruttando quella che è una vetrina importantissima che è offerta al nostro paese e al nostro territorio, che è appunto l'Expo 2015 di Milano. L'idea è quella praticamente di unire i percorsi del Galcalat e dell'associazione dei comuni che in occasione dell'Expo si è creata, nel senso che nel nostro territorio non ci devono essere divisioni, ma ci devono essere unioni che devono portare a qualcosa di concreto e allo sviluppo del nostro territorio. In questo caso è l'Expo, diciamo, 2015, che è un'occasione, una vetrina che chiaramente ci può dare un minimo di spiraglio di sviluppo nel nostro territorio a livello agricolo, perché secondo noi l'agricoltura e il turismo sono il volano del nostro territorio. Quindi io, in qualità di consigliere di amministrazione del GAL, auspico, diciamo, una convergenza tra l'unione dei comuni che tramite il consorzio Sol Calatino e il patto territoriale dell'economia sociale operativamente si sta cercando di portare all'Expo la nostra terra, e il GAL, che chiaramente ha un compito di unione e di sviluppo del territorio, che praticamente va a unire le due cose.